la lettura di parcheggio ci collega quindi a questa visione filosofica, come dicevi tu, che riprende la tematica marxista, che si ricollega quindi a una filosofia del Novecento. Parlando invece della contemporaneità, così per collocarti nel panorama attuale, pensi di riconoscerti in qualche forma esistente? Vuoi prenderne le distanze? Domanda molto interessante perché fa riferimento a un tema, un problema aperto, non solo per me, nella riflessione sulla letteratura contemporanea, cioè tentativo di rendere conto di ciò che accade nel tempo presente, di storicizzare gli anni zero e di individuare una freccia del tempo, se c'è. Io credo questo. Ed è una riflessione che vorrei sviluppare, questo è quello che dico adesso, è l'embrione di qualcosa che vorrei forse scrivere. Perché sento l'urgenza di farlo e perché credo che sia interessante meditare su questo problema. I punti di partenza secondo me sono i seguenti. Primo, l'orizzonte letterario contemporaneo è plurale. Titolo di una celebre antologia di poesia uscita nel 2005, Parola plurale, e da lì è nata una riflessione sulla categoria di pluralità come ciò che definisce l'orizzonte letterario del nostro tempo, a prescindere dal fatto che Parola plurale non era così plurale al proprio interno, questo discorso lo lasciamo in un'altra occasione. È vero che la categoria di pluralità è fondamentale per definire ciò che accade oggi. Ora, tutte le epoche si sono, nel momento in cui accadevano, in quanto epoca, si sono concepite come plurali, cioè l'idea che sia difficile tracciare una linea di letteratura contemporanea la troviamo negli anni zero del XXI secolo, la troviamo tale quale in Foscolo, quindi non dobbiamo feticizzare questa concezione. D'altra parte ci sono caratteristiche peculiari che fanno della nostra pluralità una pluralità più plurale di quella di altre epoche. La prima è quella che un critico giovane nato negli anni 70, Antonio Tricomi, ha chiamato l'esplosione della biblioteca, cioè il fatto che il panorama di riferimenti cui gli scrittori contemporanei si rifanno sembra così vasto da essere esploso, non sembra più contenibile in una biblioteca. La biblioteca è così vasta da essere percepita come esplosa. Che è vero, oggi sulla scena letteraria contemporanea si trova di tutto. A monte di questo problema vi è un elemento demografico importante, cioè molte persone, grazie alla scolarizzazione di massa, grazie anche meramente all'aumento dei viventi, cioè al fatto che io appartengo alla generazione di baby boomers, la più numerosa generazione del Novecento italiano e alla più scolarizzata. Molte persone hanno cominciato a scrivere, cioè la quantità di scriventi è enorme e la quantità dei loro riferimenti è a sua volta esplosa, si è a sua volta allargata. Quindi si ha una balcanizzazione delle correnti, delle tendenze, delle cose che si scrivono, dei canoni, degli autori considerati importanti, degli autori sulla scena, dei maestri di questi autori che stanno sulla scena, maestri che a loro volta vengono canonizzati. Questo brulicare, questo formicolare di differenze è nelle cose. D'altra parte sono venuti meno quei grandi orientamenti, grandi frecce collettive che permettevano di mettere ordine nelle correnti e nelle tendenze. Le grandi poetiche escludenti del Novecento, in particolare le poetiche delle avanguardie, fondate sull'idea che esistesse uno e un solo modo corretto all'altezza dei tempi di scrivere, fondavano questa pretesa di esclusione su delle forze preletterarie che oggi non esistono più. Di solito la pretesa esclusiva di un movimento artistico si fondava su, da un lato, l'idea che l'arte d'avanguardia o l'arte all'altezza dei tempi, l'arte giusta, fosse anche l'arte della rivoluzione. In primo luogo. Secondo luogo, altro discorso di legittimazione era l'idea che come la scienza rinnovava un
visione delle cose, così allo stesso modo l'arte dovesse essere animata da un moto progressivo che portava l'arte del presente a distinguersi dall'arte del passato per adeguarsi a un progresso conoscitivo e materiale. Ora, né l'idea di rivoluzione né l'idea di progresso sono qui con noi a guidare una lotta fra poetiche. Così come la pretesa che esista un legame politico fra una certa scelta letteraria e un cambiamento dello stato di cose materiali, questo legame è palesemente venuto meno. Le avanguardie, i comportamenti di avanguardia, in generale tutti i comportamenti artistici, sono stati tranquillamente riassorbiti dall'apparato del dominio. Benjamin diceva: la borghesia del XX secolo ha inglobato il nichilismo nel proprio apparato di dominio. Fortini, negli anni 80 del Novecento, mostrava come il surrealismo fosse diventato ormai un fenomeno di massa e ampiamente assorbito dall'apparato del consumo e dello spettacolo. Questo già Guy Debord, che discendeva dall'avanguardia, lo aveva in parte mostrato, anche suo malgrado. Quindi non esistono più queste grandi frecce che guidino la battaglia fra poetiche, la pluralità è fra noi, primo elemento. All'interno di una condizione di balcanizzazione dei riferimenti culturali, esplosione della biblioteca e demografia allargata della scrittura, figlia dell'aumento demografico degli esseri viventi e della scolarizzazione di massa. Terzo elemento, insieme a questi due, che caratterizza il panorama artistico contemporaneo, soprattutto letterario, è il fatto che è nata, a mio modo di vedere, è il fenomeno più interessante degli ultimi decenni, è nata da tempo, ma negli ultimi decenni questa cosa si è mostrata in maniera più vistosa, una letteratura di ricerca scissa, o meglio, trasversale rispetto alla tradizione delle avanguardie. Cioè, la tradizione delle avanguardie è diventata autor per molti aspetti, per certi aspetti, non voglio essere assoluto perché non è vero in assoluto, però per certi aspetti è diventata autoreferenziale, ripetitiva, ha costruito un poetese secondo, del tutto equivalente al poetese di primo livello che i teorici della neoavanguardia attaccavano negli anni 60, nel Novecento, Giuliani, Sanguinetti. Si scagliavano contro il poetese. Ebbene, i loro figli e i loro nipotini a volte hanno creato un poetese secondo del tutto equivalente al linguaggio del quasimodo ermetico, diversamente ermetico, ma altrettanto autoreferenziale, arcadico, un parco giochi sperimentale assolutamente innovo. D'altra parte non tutta la tradizione dell'avanguardia è così, anzi ci sono opere che derivano da quella tradizione in poesia, della ragazza Carla, di Sanguinetti dopo la Borintus, o certe poesie di Porta che sono assolutamente fondamentali e fanno parte di riferimenti culturali che io salverei del XX secolo. Però ciò che è accaduto è che la letteratura di ricerca, la ricerca letteraria, si è scissa da questa matrice ed è diventata trasversale, palesemente trasversale rispetto all'avanguardia. Cioè, le avanguardie possono o possono non farne parte. La ricerca va avanti secondo un altro piano di sviluppo che ingloba frammenti di avanguardia, ma ingloba anche tante cose che non rientrano in questa tradizione. Mi interessano molte di queste cose che sono di ricerca, che portano avanti esperimenti letterari obiettivamente nuovi, senza in una condizione di pluralità, cercando di inventarsi di volta in volta una propria genealogia, in poesia ad esempio, opere come Somiglianze di Milo De Angelis, 1976, un modo di trattare l'io, di trattare la figuralità assolutamente nuovo. Un'opera come il libro di esordio di Valerio Magrelli, Ora serrata retine, quindi un modo assolutamente nuovo di gestire la voce poetica, di dispassionare l'io trasformandolo in un osservatore
processi teoretici, un libro di assoluta ricerca che è fuori però da questa tradizione dichiaratamente innovativa, che in realtà fa innovazione letteraria. O negli ultimi 10 anni in poesia, libri come i saggi in versi di Franco Buffoni, Il profilo del rosa, Guerra, per dire le due opere che io forse ho apprezzato di più, oppure libri come quelli di Antonella Nedda, di Mario Benedetti, lo stesso Ritorno alla Luna di Stefano Dal Bianco, sono libri che in questo senso mi hanno colpito. In prosa si pensi ai due libri fondamentali degli anni 90 della narrativa italiana, narrativa in senso ampio, degli anni 90 in Italia, come Scuola di Nudo, in Alter City, o Le lettere a nessuno, di Moresco. Come classificarli se non in una letteratura di ricerca che richiede ancora di essere definita storiograficamente, ma che, come dicevo prima, è trasversale rispetto a quella che fino ad un certo momento nel Novecento si è considerata la letteratura di ricerca per eccellenza. Ecco, io mi sento in questa famiglia plurale, allargata, ancora indefinita, e che andrebbe forse definita meglio.